come è stato fronteggiare, insomma, il fortissimo attacco della Roma? Come è stato fronteggiarlo? Non lo so, noi siamo scesi in campo mettendo appunto le nostre idee, cioè abbiamo messo quello che il mister ci chiedeva sia in fase difensiva che in fase offensiva, senza pensare ai nomi scritti sulle maglie, cosa che invece a Crotone avevamo fatto. Infatti siamo partiti un po' impauriti e diciamo questo è stato un punto di crescita che abbiamo avuto questa sera, e anzi abbiamo avuto anche delle occasioni per poter far male, quindi dai, è stato un buon primo tempo, una buona gara in generale. Siamo a Borghini, insomma siete già una bella coppia rodata, anche se insomma giocate insieme da poco. Sì, diciamo siamo tutti e due dei bravi ragazzi, quindi non c'è quella rivalità, anzi c'è quella rivalità sana dove appunto ci mettiamo sempre in gioco, e quindi ci aiutiamo molto, ci aiutiamo spesso, parliamo, che per i difensori è diciamo il punto chiave, ecco. E anche se sono le prime due partite che facciamo insieme, sono trovato così. Ecco, l'avversario era di grandissimo spessore, due categorie di differenza, però per un'ora abbondante insomma tutta questa differenza non l'abbiamo vista. Sì, sai, nel calcio ci sono dei risultati che a volte ti sorprendono e diciamo le categorie sono un po' a sé. Se ci mettiamo impegno, se ci mettiamo attenzione, facciamo le cose che dobbiamo fare, possiamo mettere appunto come questa sera in difficoltà chiunque, tant'è che sull'1-1 in campo i giocatori si stavano innervosendo, quindi è un buon segno per noi, ecco. Adesso domenica c'è questo esordio in campionato contro il Lecco, si dice che ben inizia a metà dell'opera. Esatto, queste sono state sì gare ufficiali, quelle con la Turris, col Crotone e questa con la Roma, perché comunque ci prepara appunto in vista di Lecco, però adesso da domenica si fa sul serio e appunto i tre punti si fanno sentire, cominciano a pesare, quindi dobbiamo cominciare come abbiamo fatto nel primo tempo con la Roma, dobbiamo partire da lì. Grazie.